Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Vi ricordate qualche mese fa quell'episodio di Dubai Talks, la playlist dedicata alle interviste con professionisti e imprenditori italiani a Dubai, in cui avevo intervistato Salvatore Leggero? Se vi siete persi quell'episodio, ve lo lascio linkato qui sopra. Per chi invece già se lo ricorda, vi dico che sono appena stata a fare 4 chiacchiere di nuovo proprio con Salvatore, tra l'altro nella sua bellissima casa Dubai Marina, dove spero ci ospiterà per un home tour. Se vi interessa, scrivetelo nei commenti così cerco di convincerlo ad aprirci anche le porte di casa sua. Come vi dicevo, sono stata con lui per fare 4 chiacchiere di nuovo riguardo a quel progetto immobiliare in cui lui ha investito personalmente e in cui scoprirete se alla fine ho investito anche io. Ci fai un pensiero? Assolutamente, ce lo faccio davvero. Sì, sì. No, no, non sto scherzando. Mi vuoi dire il prezzo? Sì, partono da 250.000 euro. Perché sono tornata a parlarne con lui di quel progetto? Perché ci sono ancora pochissimi appartamenti disponibili e se avete intenzione di investire a Dubai o semplicemente se siete curiosi di sentire qualche tips, qualche consiglio da chi davvero ne capisce di mercato immobiliare di Dubai, questo è il video che fa per voi. Che paghi a piano di avanzamento, sì, lavori. A questo punto hai fatto il 100%. E se invece hai pagato il 30% dell'immobile e la stai rivendendo già col 15% in più, hai fatto il 50% di profitto sull'immobiliare. Wow! E non è facile sapere dove investire in una città che ha 42 quartieri, non ha un centro storico. Ci vuole un consulente bravo, sono d'accordo, ancora meglio se il consulente ci mette anche lui i soldini. Ecco. Perché sono tutti bravi a dire: guarda Marianna, lì dovresti investire perché ho fatto studi alchemici clamorosi, esatto. Ho consultato gli uccelli, gli oracoli, secondo lo zodiaco. Poi gli chiedi, ma tu hai comprato lì? Ah no. Allora... Ciao Marianna. Ciao Salvatore. Ben ritrovata. Esatto. In realtà siamo qui da 2 ore che stiamo parlando, però finalmente ci siamo decisi a filmare. Cose irripetibili da dire a microfoni aperti. Magari ho registrato tutto. No, non è vero. Stavamo appunto parlando di qualcosa di interessante, quindi l'ho fermato e gli ho detto: aspetta, prima di parlare di Elegance parliamo un po' in generale del mercato immobiliare di Dubai, perché si vocifera che qualcosa stia cambiando, che stia rallentando, che non si compri più qui, non è più buono investire qui. Senti, che ne pensi? Tu sai che io sono un investitore professionale. Seriale. Sono venuto qui e seriale, sì, come chi... Mi piace investitore seriale. Seriale. Se sto qua è perché mi conviene. Mm, o vero. Meglio, conviene ai miei soldi, che sono capaci di fare altri soldi. Se no, me ne sarei andato. Giusto. Se ci fosse un posto più migliore dal punto di vista del rischio dove metto i soldi e del rendimento di quanto posso ricavare da un investimento, me ne andrei. Sono qua arrivato con una visione che poi era quella facile da capire, che è un posto che attrae e continua ad attrarre persone che vogliono vivere qui stabilmente, quindi è una città sempre più vera, come sai. Verissimo. E il fatto che ci sono tutti questi macro indicatori, ci sono le code alle scuole quando vuoi iscrivere i figli, cioè le liste d'attesa, aprono nuovi quartieri, ci sono dei veri lavori che si fanno, non è la città solo dei ricchi, dei miliardari, che per la verità sono la stragrande minoranza. Vero. E allora questo dà un segnale di fatto che c'è un presente e ci sarà un grande futuro. Il rallentamento, secondo me, c'è. Perché bisogna dire le cose come stanno, io sono un uomo di numeri. Bravo. Però quando tu valuti che dalla pandemia ad oggi il mercato è cresciuto a seconda delle aree tra il 10 e il 15% per anno, ok? Qui stiamo parlando del 40% in 3 anni, è chiaro che c'è un rallentamento, nel senso che molti che volevano comprare finalmente l'hanno fatto, e dico finalmente perché soprattutto dagli italiani, che sono dei forti acquirenti di Dubai e sono molto competenti, però rimandano sempre. La frase che mi dicono più spesso è: ah Marianna, se avessi investito un anno fa oggi sarebbe... Scusa, ma eri qui l'anno scorso ed anche un anno prima, ed anche un anno prima. Non puoi dire tutti gli anni la stessa frase. Vero. Quindi un po' rallentamento c'è, è normale che non puoi continuare a crescere così.
Poi se vuoi entro più nel tecnico, per esempio il conflitto tra Russia e Ucraina ha creato un esodo di questi paesi verso posti aperti come questo, quindi questo ha favorito. È stato un po' il push anche, no? Magari. Uno dei push. Quindi sicuramente ci sono altri fattori che sono venuti meno, perché per fortuna speriamo non ci siano altre guerre che provocano migrazioni come queste. Per quanto riguarda la domanda, è sempre fortissima, cioè c'è tanta gente che vuole continuare a investire. Ovviamente sono disorientati. E quindi quando io parlo dei rallentamenti lo dico con grande rispetto, perché è chiaro che non è facile sapere dove investire in una città che ha 42 quartieri, non ha un centro storico come siamo abituati noi, per cui generalmente al centro storico costa di più che fuori le mura, come si dice in qualche città italiana. Esatto, sì, è vero. Okay. È vero. Dubai non ha un centro storico, tutti i quartieri sono validi, hanno il loro perché, magari sono diversi l'uno dall'altro, ma non ci sono quartieri malfamati. Ecco, giusto. Perché anche nel quartiere più economico, chiamiamolo così, cioè il fiorellino, l'alberello, la piantina, la pista ciclabile, le strisce ben colorate per attraversare la strada. Quindi Dubai è tutta curata, ovviamente categorie diverse, community diverse di paesi. E quindi orientare su dove investire è molto importante, è molto difficile e secondo me è parte delle cose che stai poi già facendo. Su cosa investire? Richiede un approccio professionale, non ti puoi improvvisare, anche se molti pensano di diventare immobiliaristi esperti di Dubai in 3 giorni, hanno fatto 3 giorni, di cui uno al beach club, un altro in piscina e un altro con 6 agenti immobiliari che li tiravano per la giacca, che li hanno portati in giro a caso a vedere appartamenti, e hanno imparato tutto. E spesso questo tipo di cliente è quello che io ritengo un po' a rischio per lui e la sua famiglia, non per me. L'investimento è un po' a rischio perché Do coglio. Esatto. E che consiglio magari potresti dare a chi, magari tra l'altro dall'Italia, no, vuole investire a Dubai e giustamente appunto più di quello che magari vede sui social non sa? Io darei un consiglio di studiare il mercato, quindi richiede tempo e anche di essere un po' competenti sulla materia dell'immobiliare, perché ci sono tanti affari immobiliari come per esempio il flipping, sai che poi la mia attività principale è questa, io faccio trading di immobili, però tanti affari che se poi ci togli i costi, le mediazioni, le tasse, gli sconticini che devi fare per chiudere, gli interessi bancari se usi mutuo, non è sto grande deal, allora meglio che ti compri un appartamento e te l'affitti e poi te lo vendi fra 5 anni, prendi la capital appreciation. Quindi off plan. Io amo l'off plan perché mi piacciono gli immobili nuovi, mi piacciono le soluzioni architettoniche innovative, mi piace comprare avendo gli impianti nuovi di zecca, sai che gli impianti qua a Dubai... Sì, lo so bene. Ecco, non sono proprio... Chi mi segue lo sa che abbiamo ristrutturato casa un anno fa e abbiamo già dovuto rifare dei lavori perché ce li avevano fatti male. Quindi comprare il nuovo è come comprare sempre l'ultimo modello e poi io amo comprare a sconto e compri sicuramente pagando meno, come hai fatto anche tu diverse volte, quando compri l'immobile non è ancora pronto. Sì, è vero, sai, stavo pensando, comprare il nuovo è vero, ma bisogna anche affidarsi, secondo me, ai costruttori giusti. Che ne pensi di tutti questi costruttori che ci sono a Dubai? Ci sono quelli più validi e quelli meno validi. Certo, ormai è una città dove sta entrando di tutto e quindi ci sono anche quelli che costituiscono un rischio. Come fai a distinguere un costruttore valido, cioè capace di finire la casa o l'opera, e un costruttore meno valido? O come fai a pensare se questo qui ritarderà 2, 3, 4 anni rispetto alla promessa che ha fatto, oppure consegnerà abbastanza puntuale? Ci vuole un esperto e non ci si può improvvisare, uno che vive qui, basato qui. Ci vuole un consulente bravo, sono d'accordo, ancora meglio se il consulente ci mette anche lui i soldini. Ecco. Perché sono tutti bravi a dire: guarda Marianna, lì dovresti investire perché ho fatto studi alchemici clamorosi, ho consultato gli uccelli, gli oracoli, secondo lo zodiaco. Quello è l'investimento giusto e poi fidati di me. E anche fidati di me. Poi gli chiedi: ma tu hai comprato lì? Ah no, ah no.
Chissà come mai. È perché sono di un altro segno zodiacale, io devo fare il mio oroscopo. Invece, oggi siamo qui a parlarvi di Elegance, che è la nostra, possiamo dire, torre preferita. A lui ci ha investito, e vabbè, lo sapete, quel video l'avete visto, se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione dove parlavamo un po' di più del progetto del tuo investimento. B, ci ho investito non io in primis, ma diciamo la mia famiglia, perché io e mio marito avevamo, tu hai finito il video dicendo adesso ti compri due appartamenti e ci abbiamo pensato davvero, poi alla fine l'operazione nostra, mia di mio marito, non è andata a buon fine perché volevamo fare, rifinanziare il nostro mutuo della nostra casa e con i soldi, insomma, di quanto si è apprezzato l'appartamento avremmo potuto fare effettivamente un bel deal, un down payment per due appartamenti. Purtroppo poi ci siamo resi conto che il tasso di interesse del mutuo che abbiamo ora sarebbe praticamente raddoppiato, cioè avrebbe fatto raddoppiare il nostro mutuo mensile, quindi non era da fare. Ma mi era piaciuta talmente tanto questa torre che mio padre, che aveva visto il video dove tu ne parlavi, ha detto ci investo io. E si è comprato un bell'appartamento. Un bello one bedroom. Quindi molto. Sia io che Salvatore ci mettiamo la faccia nel dirvi che questo... No, io ci metto i soldi. Io ci ho messo i soldi, ho comprato mezza torre. Esatto. Sono circa 100 appartamenti, ne ho comprati 49. E la verità è che non ne ho comprati di più perché non ce n'erano di più, Marianna. Esatto, ha comprato tutto quello che poteva lui. Vedrai il video che ti mando della festa che ha fatto il developer, perché era felicissimo di aver trovato un pistola che gli comprava tutto il resto del magazzino, quindi non gli sembrava vero. Ho investito in una fase iniziale, anzi guarda ti faccio vedere com'era il cantiere o sì. Com'era il posto dove, quando ho investito, quando ho messo i soldi non c'era niente. Non c'era niente, non c'erano i permessi, non c'erano l'escrow account e tutte queste esatto. cose. E poi ora sto ricollocando retail, esatto. perché il mio modello poi è quello di rivendere pezzo pezzo gli appartamenti. Infatti ci sono quanti appartamenti ancora disponibili? Pochi. Last seven, gli ultimi sette, i fantastici, di cui, magnifici sette. Di cui mi dicevi uno è un two bedroom, se a qualcuno interessa avere due stanze, e invece gli altri sono i one bedroom. Prezzi a fare con sconto Marianna Gatto. Esatto. Se siete interessati ovviamente scrivetemi, la mia email ce l'avete, ve la lascio anche nella descrizione, mariannaindubai@gmail.com, e io vi metto in contatto diretto con Salvatore, a cui potete fare tutte le domande del caso. Però, come vi dicevamo, allora come stanno andando questi lavori? Ti devo dire una cosa, io vado a farmi le unghie ogni mese, una volta al mese, e la ragazza che me le fa... Una volta ogni settimana, no, ti giuro, una volta al mese, perché la ragazza che me le fa è bravissima, quindi una volta al mese, e lei, vado da lei, ed è vicino alla nostra Elegance, quindi io una volta al mese passo davanti a Elegance da ormai 3-4 mesi, e ora vi metto le foto per farvi vedere lo stato avanzamento dei lavori. Sì. È incredibile, ragazzi, se avete sentito dire che a Dubai tirano su le torri veramente in un attimo, è così, perché ogni due settimane alzano un piano. Sì, anche... A volte anche un po' meno di ogni due settimane. Sì. Ancora con Elegance lavoriamo col cemento armato, quindi esatto. stile classico. E se pensi che i lavori sono cominciati a quest'estate, luglio-agosto, mm-hmm. e la parte più importante è il piling, cioè i pali che metti nel terreno prima di poter edificare per tirare su la torre, c'è tutto il parcheggio fatto che sono quattro piani, sì. la lobby e il ground floor che sono due piani perché è alta doppio. E siamo al terzo piano, sono mm-hmm. 4, 5, 8 piani fatti. Sai perché sto sorridendo? Perché sto pensando, anche Luciano, che avete visto nei miei video e nella mia intervista e nell'intervista raccontato di aver investito, ha investito in Elegance. Quindi ne abbiamo trovato un altro che ci ha messo i soldi alla faccia e lo conoscete pure lui. Per la verità sono tanti altri, sono sì, una sì. quarantina forse. Assolutamente, però finora. Quelli che si sono già visti sul mio canale. Certo. E lui ha comprato il secondo piano, se non sbaglio, sì. quindi il suo piano l'hanno costruito. Sì. Il suo piano siamo costruito, arrivati, sì, cioè sì. è un bellissimo balcone, e il secondo piano comunque è il nono, esatto, perché ci da sono terra, sette diciamo, piani in più, sì. Sì, quindi sì, quando sì. compri al 2 sei al 7 e così via, perché qui contano, non contano i parcheggi. Quindi la data della consegna del palazzo? Il developer dice dicembre 24. Io dico che nel primo trimestre del 25 si comincerai a riscuotere gli affitti. Avremo gli affitti addirittura. Affitti, sì, perché sì, investi? Ci sarà, per fare sarà il grano affittato. Con gli affitti, beh, certo, sì. Oppure per rivendere, perché avrai un apprezzamento, secondo me, di circa il 20%. Si sono già apprezzati, tra l'altro, perché se voi andate, per esempio, su Property Finder, tra l'altro tu lo consigli,
consigli? Io lo consiglio sempre Property Finder per cercare i deal, ufficiali. Uno si fa un'idea del mercato, esatto. E poi c'è una funzione molto utile che sono i dati veri del Dubai Land Department. Poi uno si fa un'idea, ci sono anche molti fake. Quando trovi per esempio un palazzo importante, non lo so, Burj Khalifa, con un appartamento one bedroom che costa paradossalmente meno, telefoni. Lasci il nome, cognome, l'email, il nome di tua mamma, tutto. Poi quello non c'è più. Appena venduto. Qualche agente fa un po' questa strategia furbetta per raccattare i numeri di telefono, però tendenzialmente i listing che si trovano su Property Finder sono veritieri. E se andate ora su Property Finder e cercate gli appartamenti di Elegance, chi li sta già rivendendo, li rivende a un prezzo più alto di quello che hai tu. Questo è importante da dire. Certo, più alto e crescerà. Quindi considera che se tu chiedi il 15% e ci hai messo, per comodità di calcolo, dico il 15% perché paghi a piano di avanzamento lavori, a questo punto hai fatto il 100%. E se invece hai pagato il 30% dell'immobile e la stai rivendendo già col 15% in più, hai fatto il 50% di profitto sull'immobiliare. Wow! Quindi sicuramente finché questo palazzo in costruzione è ancora, cioè dovete, se volete investire, investite il prima possibile. È un prodotto da flipping ed è un prodotto che regala un ritorno sull'equity molto importante per gli affitti. Sì, per gli affitti secondo me sia a lungo termine, perché tante persone che vivono qui ora si stanno spostando in zone meno trafficate, per esempio rispetto a Dubai Marina o Downtown, e JVC sta davvero prendendo piede. E anche mi ha detto una mia amica che lavora nel mercato degli short term, lo sai che mi ha detto che tutti gli appartamenti che loro hanno in short term a JVC, che è una zona appunto meno turistica, quindi uno magari può pensare forse fare un investimento short term non è il massimo, invece loro ce li hanno sempre pieni tutto l'anno gli short term. Posso ricordarti che i prezzi erano 220-230 mila euro e ora siamo a 260 circa. Ok, questo come, è come minimo. Sì, si per questi appartamenti rimasti. Sì, sì. Anche e se uno lo vuole comprare, diamo tutte le informazioni in questo video, così ce le hanno. Quanto si paga? Quanto è il deposito? Come funziona? Si può pagare un deposito che è una booking fee anche ridicola e poi il piano di pagamenti fino alla consegna. Potrei raccontarti le percentuali, ma la forza anche della nostra conoscenza e relazione è che io sono il proprietario, quindi il piano di pagamento lo faccio come è comodo per l'investitore. Poi ci sarà l'investitore che vuole comprare da me per fare flipping, perfetto, quindi facciamogli usare meno capitale, così ottimizza il suo ritorno sull'investimento, e quello che vuole comprare per il reddito. A quel punto la deve pagare la casa, meglio che la prima la paga e più si toglie il pensiero. Vero. E c'è anche l'opzione di pagare dopo la consegna? No. Sto pensando di fare io dei mutui, di concedere io il mutuo. Ok. Può essere una cosa che prendo in considerazione per fare le prime esperienze. In questo caso farei un payment plan di 3-5 anni dopo l'endover. Post-endover. Per una parte del prezzo che può essere la metà o cose del genere. Quindi vedi che sto andando a fare la banca. Ma lo scoprirete in un altro video. Qui non possiamo dirvi altro dei programmi futuri. Sicuramente Elegance è molto interessante, quindi soprattutto se comprerete lì ci vedremo sicuramente in giro per il palazzo. Ormai metà torre comprata da italiani, tra l'altro. Sono 14 piani, tra l'altro, quindi non è una torre grande. No, 100 appartamenti. Che secondo me è il punto di forza, perché dopo che avete vissuto in grandi torri vi rendete conto che non è un buon investimento, a sono complicate. Dagli ascensori. Esatto, sono complicate da gestire, ci sono sempre molti problemi di manutenzione. Quindi se siete interessati a investire a Dubai, secondo me questo è un deal da non farvi scappare obiettivamente. Grazie della fiducia. In effetti non è la prima operazione che faccio a Dubai. Assolutamente. E anche questa ciambella c'ha il buco, è venuta col buco, è venuta così. Non so se ti piace, la puoi togliere. La terremo. Vabbè. Io sono contenta di essermi fatta di nuovo questa chiacchierata con Grazie te, perché te, sul mio canale, chi mi segue lo sa, sto molto attenta alle persone che porto, perché ci tengo a portare
professionisti e persone che anche umanamente fammela sono... tirare un po'. No, davvero, ci tengo a dirlo. Ormai lo dico sempre, io vi faccio vedere Dubai al di là delle apparenze, il che significa che sto attenta a di cosa vi parlo e anche chi invito su questo canale. Salvatore, dalla prima volta che l'ho conosciuto, mi ha fatto una buonissima impressione. Come vedete, appunto, anche la mia famiglia ha investito insieme a lui in questo progetto, quindi se altri di voi vorranno farlo, io sono convinta che sarà un buon investimento per tutti quanti. Migliori condizioni in assoluto dopo una presentazione così. Grazie. E noi ci vediamo tra poco. E così si conclude questo video, spero utile, soprattutto per chi ha davvero magari intenzione di fare un investimento in questa città e se avete voglia che vi metta in contatto con Salvatore, non esitate a mandarmi un'email, potete scrivermi a marianaindubai@gmail.com. Quindi se siete davvero interessati non perdete questa occasione e in bocca al lupo per il vostro investimento a Dubai. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!